Mia cara Deborah! Ciao Nadia! Sei arrivata! Cosa stavi facendo? Niente, ti giuro che non stavo toccando niente. Io invece sono ritornata adesso e sono andata a prendere il nostro colore viola. Il viola, quindi ci farai vedere come lo utilizzi oggi? Ebbene sì, perché viene a trovarci una nostra amica e andiamo ad utilizzare proprio su di lei questo colore. Allora cominciamo? Sì! Femmine Allo allo specchio! specchio! Oggi, care nostre amiche da casa, abbiamo il grandissimo piacere di avere con noi Clara. Ciao Clara, come Ciao, stai? tutto bene, Tutto grazie. bene? Clara arriva Dalla Romania. dalla Romania, benissimo. Infatti, come possiamo ben notare, ha una carnagione più chiara e abbiamo questi capelli bellissimi e biondi. E oggi proprio andremo a realizzare su di lei un trucco che va bene, soprattutto per le carnagioni chiare. Andremo a realizzare il trucco che a te interessa avere stasera. Perché, cara mia Deborah, come ben sai, abbiamo un'occasione un po' particolare, vero Clara? Sì, E sì. Quindi allora, cosa le andrei a fare, Nadia? cosa andrò a fare? Mi dici tu, Clara, che occasione avrai stasera? Una serata insieme agli amici, quindi di puntare su colori un po' più scuri che siano adatti a una serata. Ok, capito Deborah? Sì. Quindi andremo a fare un trucco un po' più particolare. Punteremo tutto sugli occhi perché ha de dei bellissimi occhi, vedi Deborah? Facciamoli vedere. Questi occhi favolosi, verdi. E Deborah, quindi andrò a fare un lavoro più particolare sugli occhi, andrò ad abbinare due tonalità di colori, sia il nero che il viola, e le labbra le lasciamo nude. Questo perché sta bene con gli occhi verdi. Questo perché sta benissimo agli occhi verdi, sì. Ok. Quindi possiamo iniziare subito, Deborah? Sì, Siamo facci vedere. cariche? Ti stiamo Iniziamo, aspettando. perfetto. Allora, iniziamo subito con la nostra base. Andrò a prelevare un po' del nostro fondotinta. Che è sempre un colore adatto a lei, ovviamente. Ovviamente un colore adatto alla sua pelle, perché come ben sappiamo, intanto tiriamo questi favolosi capelli dietro. Come ben sappiamo, il fondotinta deve essere uguale al nostro colore di pelle, perché altrimenti andremo a creare un effetto, vero Deborah? Che non ci piace. Ma assolutamente non esiste l'effetto maschera. Quindi dobbiamo trovare il giusto fondotinta per la nostra tipologia di pelle. Bene, Deborah, carica? Sì. Io Pronta, iniziamo. ti seguo con la mia telecamera. Vedo, vedo. Vedo che non abbandoni mai le mie mani. No. E allora, Clara, tutto bene? Sì, tutto a posto. Quindi stasera saremo un po' impegnate fuori. Sì. Quindi abbiamo necessità ovviamente di un trucco un po' più particolare. Quindi il fondo lo passi prima col pennello. Sì, vado direttamente col pennello, con dei movimenti sempre verso l'esterno, abbasso un po', sempre verso l'esterno. Come ben possiamo notare pure Deborah, la ragazza non ha necessità di trucchi esagerati No, perché infatti. ecco, ha una pelle abbastanza, un colorito omogeneo, quindi andiamo a creare giusto un leggero fondo per uniformare il colore della pelle.
se magari abbiamo qualche rossore o ma giusto cos'è da poco in questo caso. È molto luminoso questo fondotinta. Molto luminoso, adatto alla sua pelle. Poi comunque è giovanissima, quindi non possiamo, ma nemmeno ad altre persone, creare effetti maschera. Quindi, come ben abbiamo detto, fondotinta è fondamentale. È il fondo per ogni trucco. Chiudi. Ecco Deborah, ci siamo quasi. Adesso, cara Deborah, care nostre amiche da casa, cosa andremo ad utilizzare dopo il nostro fondotinta? Cosa andrai ad utilizzare? Un po', ovviamente, di correttore, così andiamo un po' a correggere questa leggera occhiaia che ha la nostra Clara. Ok. Che colore scegli come correttore? Sempre un colore aranciato, perché ha degli occhiai un po' bluastre e violastre, quindi l'arancio va a neutralizzare questo tipo di occhiaie. Questo tipo di occhiaie, sì, benissimo. E quindi scomparirà l'occhiaia per magia. I miracoli del trucco. Mamma mia, vero, vero, vero. Ragazzi, il trucco è veramente fondamentale. Bastano pochi prodotti, prodotti giusti, e si può veramente valorizzare al massimo una persona. Sempre puntare su quello che ci sta bene. Evitare di esagerare, perché quello, ovviamente, come ben sappiamo, non è una cosa che amiamo noi. Chiudiamo le nostre sopracciglia e adesso Deborah, cosa facciamo? Ovviamente andiamo a riempire le nostre sopracciglia. Nel trucco quello che è fondamentale è andare a scegliere i colori più adatti. Ma certo, certo, infatti benissimo Deborah. Tante ragazze mi chiedono per quanto riguarda le sopracciglia, ma che colore dobbiamo utilizzare per le nostre sopracciglia? Esistono apposta delle matite per le sopracciglia che sono più dure, quindi meno grasse, e mi reggono il trucco alle sopracciglia. Quindi in questo caso, per quanto riguarda le bionde, per quanto riguarda Clara, sto utilizzando una matita color tortora. Sempre ovviamente senza esagerare, perché non dobbiamo creare tocchi. Leggerissimi tocchi, sì, delle cose veramente veramente delicate. Come si suol dire, il trucco c'è ma non si vede. Perfetto, hai visto? Questo è il nostro, lo possiamo utilizzare come slogan, vedi? Ecco qua, mettiamo la nostra cipria. E la cipria, un altro step importantissimo. Fondamentale. Ecco, diciamo la verità, Deborah. Eh sì. È fondamentale perché ci fissa il nostro fondo di base, in più ci evita l'odioso, diremo così, effetto lucido. Perché essendo una polvere, la polvere mi va a fissare la base cremosa che abbiamo messo in precedenza, quindi il nostro fondo, e ci fissa il tutto e si evita il bruttissimo effetto lucido. L'effetto lampadina. Mamma mia, mamma mia. No, è odioso a vedersi. Quindi utilizziamo i prodotti adatti. E allora, come abbiamo già detto, sulla nostra Clara andiamo ad utilizzare i colori viola e il colore nero. Perché il viola, Nadia? Perché il viola? Perché ovviamente il viola sulle carnagioni come la sua, quindi le bionde con gli occhi verdi, una carnagione perlata, il viola è veramente il top. Il viola come il nero, perché mi va a risaltare l'occhio chiaro che ha.
tanti infatti, tante ragazze mi chiedono, dice ma ho gli occhi verdi, mi metto un ombretto verde, va benissimo comunque quello, però come se noi facciamo un piccolo paragone, se io ho un quadro arancio, lo metto su una parete arancio, quel quadro lo vedi e non lo vedi, se io metto un quadro arancio su una parete nera, ovviamente quello mi risalta fuori, e la stessa cosa la possiamo adattare nel trucco, in questo caso è quello che facciamo a lei. Guarda Deborah, sono delle piccole cose, però fanno... Quindi hai già dato un suggerimento anche a me, perché io ho gli occhi verdi. Perfetto, perfetto, hai visto? Quindi... Prendo nota. Prendi nota, così la prossima volta vediamo il da farsi. Allora, inizio subito a sfumare dall'interno verso l'esterno un pizzico di nero. Perché come ben sappiamo, meglio aggiungere... Il nero lo vai a mettere fuori per sfumare? Sì, sì, sì. Sto allungando l'occhio. E sto allungando un po' l'occhio e così facendo creiamo profondità allo sguardo. Clara non ci racconta niente. Clara, beh, gli occhi sono impegnati, la bocca ancora è libera, quindi... Emozionata possiamo... sicuramente. Un po' emozionata, magari la prima volta in TV? Sì, esatto. Anche se io ti ho visto già su qualche passerella, mi sembra, vero Clara? Ogni tanto. Quindi una modella. Durante le occasioni capita di partecipare a qualche concorso. Avete visto? Infatti un bellissimo fisico, bellissima ragazza. Bella ragazza, sì. Quindi su di lei possiamo pure osare un pochettino pure come colori, perché comunque li sa portare. Sa portare determinati colori. Gira. Adesso Deborah, sto utilizzando un pennello tondo. Come mai tondo? Perché questo qua mi aiuta a sfumare il nero che ho già utilizzato. Basta un po'. Mi sfumo già sempre da basso verso l'alto, allungando verso l'esterno. Quindi questi sono i movimenti da fare. Sì, sì, sì. Un po' diciamo un movimento a C, ecco qua quello che sto ricreando io oggi, così mi dà la, mi slancia l'occhio e allo stesso tempo mi crea la profondità. Bellissimo. È tutta una danza il trucco. Che si vede che fai con passione. Che amo sul serio. Io mi sono cresciuta a pane, pennelli e colori, questa è stata la mia... Pane, pennelli e colori, pane, wow. Pennelli e colori, vedi? Non l'avevo mai sentito. Allora, adesso sto mettendo un po' di un colore perlato, bianco perla all'interno dell'occhio. Lo vado a sfumare anche sotto le nostre sopracciglia. Parto dall'interno, perché mi vado un po' ad aprire l'occhio, dall'interno, e mi vado a collegare, in questo caso, vedi Deborah, stiamo creando, possiamo pure dire, un trucco solo con due colori, quindi stiamo sfumando sia il bianco che il nero e il colore di intermezzo, in questo caso mi esce fuori un grigio che devono diventare una cosa sola. Una cosa sola, perché ovviamente non possiamo fare delle sbarre. Ecco, il trucco deve essere molto molto slanciato, snello, uniforme. E come già ti ho detto prima, andiamo anche ad utilizzare un altro colore, l'aggiunta di un altro colore, che è il viola. Vediamo questo viola. Vediamo. Saranno curiose anche le nostre amiche da casa a vedere questo viola. Dove andrà a finire? Io gli sto facendo vedere tutto, eh. Apri gli occhi. Ok. Ora prendiamo un altro pizzico di nero.
rimani con gli occhi aperti. Con gli occhi aperti, vedete, perché gli occhi aperti? Perché in questo modo io posso vedere la mia sfumatura. Sfumi sempre l'occhio anche sotto o non per tutti va bene? No, è bene sempre sfumare comunque a priori, sia sopra che sotto. Ma in questo caso mi sto fermando solo sulla parte superiore dell'occhio, perché poi nella parte inferiore andrò a creare una sfumatura viola che mi collega la parte superiore con il nostro scuro che abbiamo già. Ah, avevi già il trucchetto. Ah, gira un po'. Chiudi. Sempre con questo pennello tondo mi vado a creare e a sfumare benissimo. Mai riempire il pennello di colori, ragazzi, amiche da casa, Deborah, la nostra cara Clara, se vogliamo riproporre un trucco del genere. Ovviamente, ce lo fai vedere questo pennello, Nadia? Come così? No, come no? Facciamo vedere, ecco qual qua, è il questo pennello. È il nostro pennello a punta tonda che ci aiuta proprio a creare questa sfumatura, perché non dobbiamo mai eccedere con i colori, meglio aggiungere del colore ma mai andare a poi è un problema togliere il colore che è stato già aggiunto. E allora iniziamo con il nostro viola, guarda su, vado un attimino ad asciugare qua, magari ho qualche lacrimuccia, non si sa mai. Qua andiamo a prendere il nostro viola, adesso un po' lo vado a sfumare nella parte esterna inferiore. Quello che mi dicevi prima, appunto. Quello che dicevamo prima, sì. E lo congiungerai con la parte superiore. Perfetto, sì. E lì mi andrò a creare, abbasso un po', la mia, guarda giù, la mia sfumatura. Facciamo l'altro lato. Quindi questa sera si balla, ragazze, quindi ci vuole un trucco abbastanza eccentrico, che stia bene, mai 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 esagerare. Guarda avanti, vedo la nostra sfumatura, chiudi. E adesso, Deborah, sì? Sto utilizzando sempre il nostro viola sulla palpebra mobile e mi vado quindi a sfumare il nero con questo nostro viola sempre nella parte della palpebra mobile, quindi proprio all'attaccatura delle nostre ciglia. Con un pennellino molto sottile sto facendo questo lavoro, ma anche da casa un pennello morbido, tondo va benissimo. Gira di qua. Quindi abbiamo cambiato pennello. Sì, 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 ho cambiato già pennello. Magari forse sono veloce e... Sì. È l'abitudine di fare... Super Nadia. La Super Flash. Super Nadia Flash, ecco. Ma le abitudini mi portano a lavorare molto velocemente, ma ovviamente utilizzando quello che sta bene, mai fare le cose tanto per fare. Giusto? Altrimenti giustissimo. Manderemo in giro delle maschere, quindi non sarebbe il caso. Quindi risfumiamo tutto con il nostro pennello tondo. E adesso? Adesso? E adesso cosa facciamo? Apriamo un po'. Per dare ancora di più slancio al nostro sguardo, prendiamo un pennello sottile, piatto possibilmente, andiamo a prendere in questo caso un colore bianco, proprio un white. Prendiamo ovviamente, come ben sappiamo, una piccolissima parte di prodotto e lo vado ad sfumare
proprio all'esterno della nostra sfumatura che abbiamo già creato. In questo caso mi va a delineare, vedi Deborah? Sì, sì. A delineare la nostra sfumatura che abbiamo creato e in più mi va a creare questo effetto. Creiamo questo effetto slanciato. Bellissimo. Me lo vado a sfumare con le mani. Perché così anche le mani si devono utilizzare. Infatti. I pennelli sì, ci sono, ne abbiamo fin troppi, ma anche le nostre mani ci possono consentire di sfumare e lavorare tranquillamente. Iniziamo un po'. Wow! Wow! Guarda, Nadia, che devi truccare anche me prima o poi. Hai visto, Clara? Si sta prendendo un po'. Vuole essere qui al tuo posto, vuole creare una bella sfumatura anche lei, che ovviamente faremo, ci mancherebbe pure. Ma senza di te io cosa farei? E allora, andiamo a mettere il nostro mascara. Guarda avanti. Come si mette il mascara? Come si mette il mascara? A zig zag. Come dico io, a zig zag, così va a pettinare bene le ciglia. Io lo metto sopra, si può mettere anche sotto, ma a volte io consiglio sempre in base alla lunghezza delle ciglia che si hanno, perché alcune ragazze o signore hanno delle ciglia molto lunghe. Quindi si va a creare quell'ombra sotto mettendo quel mascara in maniera esagerata. Quindi a volte anche metterlo solo sopra. Ah, ok, questo è giusto, ecco. Perché tanti magari non considerano questo fattore. Però a volte fare un bel trucco allungante che mi vado a schiarire, in più gli vado a mettere questo mascara molto scuro con delle ciglia molto lunghe, cosa fa? Mi va a scurire un pochettino quella zona, quindi a volte è meglio evitare. Ecco perché notavo che non sempre mi piace mettere il mascara sopra. Vero, l'hai notato? Sì, ecco, sì. A volte quello succede, poi soprattutto perché ha un'occhiaia molto esagerata, ti vai a mettere quella patina scura sotto, quella un'azzardata. E allora Deborah, adesso sulla nostra, sì, Clara, che abbiamo detto è una ragazza molto chiara, una tonalità perlata, ho utilizzato dei colori molto scuri e del viola perché lei stanno benissimo, mi risaltano gli occhi chiari. Adesso vado ad utilizzare dei colori rosati per il nostro fard, perché sta benissimo il rosa. Ecco qua. Gira. Per le bionde ovviamente va benissimo sia il rosa che le tonalità del pesca, vanno molto molto bene, quindi evitare arancioni, evitare colori molto caldi. Questo lo applichi giusto sullo zigomo. Sullo zigomo, sì, perché allargarsi lei... troppo. Perfetto, perché lei, abbiamo visto, è un po' piatta questa zona del viso, quindi mettiamo in evidenza lo zigomo e lo vado a mettere a sfumare solo su questa zona. Poi lei pure è una ragazza, un bel zigomo colorato, rosato, fresco, fa sempre bene. Sempre col pennellino del nostro fard mi vado a sfumare, senza prendere e prelevare altro colore, su tutto il viso. E adesso passiamo subito, cara Deborah. A cosa? A cosa? Alle labbra. Che abbiamo detto? Che abbiamo detto? Che abbiamo detto? Metteremo un colore molto acceso. No, no, che colore, cosa stai dicendo? No, Deborah. No, hai indovinato. Deborah, mia cara, mi sa che oggi... No, bocciata. Ti boccerò. No, in questo caso abbiamo detto utilizzeremo un rossetto nude, molto naturale. E in questo caso, guarda, andrò anche a passare il mio fondotinta, chiudi le labbra, sulle labbra. Prima tamponi un po'. Tampono direttamente con la spugnetta sulle labbra. Ecco qua.
con la mia matita, gira, chiudi. Mi vado a creare solo il contorno delle mie labbra. Ecco qua. Come ti trovi, mia cara Clara? Molto bene. Molto bene? Sì, sì. Sei già pronta? Tu sei già ben vestita, quindi pronta subito per la festa. Per ballare, ha detto Deborah, per ballare. Quindi stasera si balla e dobbiamo fare quindi un trucco duraturo. Certo. Quindi tutti i prodotti, le cifre che stiamo utilizzando ti garantiranno una tenuta super per tutta la serata. Che dici? Utilizziamo pure qualche glitter. Qualche, perché lei vuole un trucco, puntare sugli occhi però senza eccedere. In questo caso andrò ad utilizzare anche dei glitter solo nell'esterno dell'occhio, quindi per dare un punto luce. Ho qua una lacrimuccia che ogni tanto ci sta. La stai facendo anche piangere. È talmente felice che piange dalla gioia la nostra Clara. Solo nella parte esterna dell'occhio vado giusto a creare una leggera luce. Ecco qua, su questa parte. Gira. Wow, che occhi. Giri. Qua. E adesso abbiamo detto è nude il nostro trucco, andrò solamente ad utilizzare un rossetto molto 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 naturale, leggermente rosato. Il nostro trucco è quasi terminato. E io ti seguo. Mi segui sempre. Eccoci. Deborah si poteva anche un po' osare, ma in questo caso lei è molto giovane, quindi evitiamo colori molto drastici o molto forti sulle labbra e puntiamo tutto su quel che di bello c'è, e ci sono questi occhi che... Tutto molto naturale. Molto naturale, sì. Tutto qua. Sembra che ci siamo, un ultimo ritocco a questi occhi favolosi. E gira. Quindi ricapitoliamo un po', abbiamo utilizzato un ombretto nero, in più abbiamo aggiunto un ombretto viola per creare questa sfumatura e profondità all'occhio, abbiamo utilizzato pure dei glitter per dare un po' di luce e un rossetto molto molto naturale. Abbiamo concluso il nostro make up di oggi, spero tu ti sia trovata bene insieme a noi. Molto bene. Ti trovi bene? Sì, il trucco mi piace tantissimo. Tantissimo, sono felice. Deborah, cosa ne pensi tu? Okay. Bellissimo, lo devi fare anche a me. Hai visto? Ma tu ti devi fare prima bionda come lei, eh? Va bene, li fai tu biondi, no? Ebbene sì. E allora io ti saluto Clara, spero ti sia trovata bene insieme a noi. Molto bene. Ora sei pronta, sì, per la festa, giusto? Sì, sì. E adesso tantissimo. Possiamo pure portare questi favolosi capelli in avanti. Tu sei già pronta per la festa e salutiamo le nostre amiche da casa e alla prossima. Ciao. Ciao. Ciao.